In preparazione all'anno della vita consacrata indetto da Papa Francesco, il 19 novembre 2014, consacrati e consacrate, religiosi e religiose della nostra arcidiocesi, si sono incontrati con il loro pastore, Monsignor Calogero Lapiana. L'incontro ha avuto luogo presso l'Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti di Messina. Grazie alle sorelle per l'amore che ci hanno. Un incontro familiare, semplice e intenso allo stesso tempo, quello che si è tenuto mercoledì 19 novembre tra i membri della vita consacrata e l'arcivescovo Calogero Lapiana. Ancora più significativo in quest'anno, nel quale Papa Francesco ha voluto che lo si dedicasse proprio alla vita consacrata. Momento atteso e desiderato da tutti i consacrati per incontrarsi con colui che guida il cammino pastorale delle varie comunità. A partire dai documenti emanati dalla CEI per predisporsi a vivere bene l'anno della vita consacrata, rallegratevi e scrutate, si è riflettuto sul tema vita consacrata nella Chiesa oggi, Vangelo, profezia e speranza. Monsignor Angelo Teri, vicario episcopale per la vita consacrata, ha preso la parola per primo, mettendo in rilievo l'importanza di questa occasione donata a tutti i religiosi e facendo presente di essere tutti in cammino verso un anno straordinario dedicato alla vita consacrata. A lui abbiamo chiesto il senso di questo incontro. È un appuntamento annuale, sempre atteso dalle nostre comunità religiose, della diocesi, perché attraverso la presenza e l'ascolto del Vescovo nella nostra Chiesa locale si sperimenta questa unità ecclesiale, di questa preziosa presenza della vita consacrata che davvero occupa un posto privilegiato nella testimonianza dell'annuncio del Vangelo e della presenza salvifica di Cristo nel mondo di ieri, nel mondo contemporaneo. La vita consacrata è un dono davvero inestimabile che attraverso il contagio della loro totale seguirla a Cristo, fanno sentire più forte il desiderio della vita che va oltre il tempo e le cose. L'incontro ha avuto inizio con un breve momento di preghiera, durante il quale ci si è soffermati sui tre termini chiave dell'incontro. Ogni vita consacrata si radica anzitutto nel Vangelo, è una fonte di vita radicata in Cristo. Siamo invitati a tornare al Vangelo. La parola di Dio deve abitare nella nostra vita quotidiana, dobbiamo incarnare la buona notizia nella sequela di Cristo. In secondo luogo, la vita consacrata è una profezia. Se si è per gli altri, allora si diventa una possibilità preziosa di incontro con Dio. Si diventa profezia, infine, quando si è capaci di testimoniare una vita fraterna ricca di gioia, perché una fraternità senza gioia è una fraternità che si spegne. È intervenuto quindi l'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana, che ha sottolineato i tre obiettivi per vivere questo anno speciale. Vorrei richiamare gli obiettivi di questo anno della vita consacrata, perché focalizzando bene questi obiettivi potremmo trovare motivazioni più che sufficienti per stimolarci vicendevolmente e soprattutto per rivitalizzare il dono della vita consacrata come singole persone, come comunità di consacrati e di consacrato, di religiosi e religiosi, e anche di carismi particolari di vita consacrata o di vita religiosa presente in questa comunità diocesana e del mondo. Anzitutto la gratitudine per un rinnovamento della vita consacrata così come richiesto dal Concilio Vaticano II. La seconda motivazione è lo sguardo positivo verso il futuro, perché
in questo contesto che stiamo attraversando, ecco, la tendenza è quella di piangersi addosso e la tendenza è quella sempre di farsi cadere le braccia, di scoraggiarsi, di deprimersi. E la terza motivazione è l'assunzione degli impegni propri, specifici, di consacrati nel presente, nell'oggi. Né dunque è rifugiarsi al passato, né tantomeno proiettarsi in un futuro che è tutto da costruire e non direi deposito, rifugio dei nostri desideri o dei nostri desiderati. L'incontro si è concluso con un'agape fraterna, condividendo un dolce preparato da alcune comunità. Si ritorna a casa, pronti ad iniziare un anno meraviglioso per ringraziare, riflettere, condividere, rinnovare santi propositi di conversione e confermarsi sempre di più nella sequela di Cristo e nella donazione ai fratelli. Siano esse fedeli a questa vocazione e le realizzino con pienezza per essere nel mondo segni viventi dell'uomo nuovo.